Siamo di nuovo qui, ragazzi. Oh, che bello vederti, Cino Mimi. Benvenuta nell'episodio speciale Halloween 2012. Quest'anno immagini esclusive e una tenuta, ma dovrai scegliere bene e potrai spostarsi senza pa. Attenzione, questo episodio è un po' particolare perché più sarai avanti con gli episodi, più illustrazioni potrai sbloccare, ce ne sono 5 in tutto. Cosa vuol dire? Questo episodio è un po' particolare perché più sarai avanti con gli episodi, più illustrazioni potrai sbloccare, ce ne sono 5 in tutto. In che senso? Ecco, grazie. Ogni illustrazione di questo episodio riguarda uno dei ragazzi del gioco, devi averli incontrati tutti negli episodi normali per sbloccare tutte le illustrazioni. Ah, ok. Eh beh, sì, io sono già avanti, quindi a posto. Perfetto, grazie. Puoi darmi qualche dettaglio in più? Faccio ancora questa come l'altra volta. Vediamo cosa mi dice. Ci sono 5 illustrazioni da sbloccare in questo episodio. Nathaniel, Castello, Elisandro, Armin e Kentin. Ok. Chi è tra gli episodi 1 e 4 potrà sbloccare solo 2. Ah, ok. Chi è tra gli episodi 5 e 9 potrà sbloccarne 3. Chi è tra gli episodi 10 e 11 potrà sbloccarne 4. Negli episodi successivi potrà sbloccarle tutte. Capito adesso? Sì, ho capito. A dire il vero no, puoi rispiegarmi per favore? No, ho capito. Scusate ragazzi, sono in palpitazione perché io ci sono rimasta malissimo, come si può notare, ho appena fatto Halloween 2011 e cioè ci sono rimasta malissimo con il finale. Bene, divertiti allora e happy Halloween. Comincia l'episodio, ok. Oddio, di nuovo. Ero rimasta a scuola per ripassare e invece mi sono addormentata, è già buio. Meglio che mi sbrighi. Ah no, ok, non è un sogno quindi. E mi sono addormentata. È già buio. Meglio che mi sbrighi a tornare a casa. Vortice alla Mia and Me? Ah no. Miau. Ah. Oh cavolo, ma da dove sbuca questo gatto? Mi ha fatto paura. Oddio, è il gatto che ho usato l'altra volta per farlo mangiare a Dimitri. Ma che ci fa un gatto qui? Come ha fatto ad entrare? Ah, magari è della preside, come Kiki. Miau! Aspetta, gatto, torna qui. Ok, siamo improvvisamente su Antic Love e non me ne sono accorta. E quindi girovaghiamo per il mondo. Il gatto non è andato da quella parte, si è diretto verso il cortile. Ok, ma io esploro. Il gatto. Wow! Il gatto non è andato da quella parte, si è diretto verso il cortile. Va bene, scusami. È andato verso il giardino. E io vado di qua. Così, giusto per godermi il panorama. Il gatto non è andato da quella parte, si è diretto verso il cortile. Ok, verso il giardino. Sì, va bene, ok. Adesso ci vado, non preoccuparti. Miau, vieni qui, gatto. Si è nascosto dietro la serra. Fu, sono le fusa. Ho sentito come una corrente d'aria. Ah no, pensavo mi stava facendo le fusa! Me and me! Again! Wow, ma che succede? Oddio, Dimitri, amore mio! Sto arrivando! No! Oh signore! Ai, la testa, che male! Ma dove sono finita? Che posto lugubre! Non credo sia nei pressi del liceo. No, questo è il circo in confronto al paesaggio del 2011, ragazzi. Questo forse è il gatto. No, ragazzi, fermi, fermi, fermi! No, vabbè, il lago. Davanti casa? Un altro gatto. Quanti gatti ci sono?
Una casa, le luci accese, c'è di sicuro qualcuno. Bussare e guardare dalla finestra. Oddio, aspetta. Io non sto capendo niente. No, che schifo, guarda qua, che schifo. No, no, fermi. Boh. In questo momento non sto capendo niente. A me viene d'istinto di guardare dalla finestra. Busso, busso, busso. Oh cielo, che magnifica zucca. Brr. No, ragazzi, io voglio Dimitri. Ci sono rimasta troppo male del finale dell'altra volta, veramente. Faceva piangere, come il finale di Dance with Devils. Non so, per chi l'ha visto capirà di che cosa sto parlando. È stata veramente una cosa bruttissima. Oh mamma. Toc toc, non risponde nessuno. Ok. Ripasso più tardi. Ah, ok. Non è successo niente. Ok. Quindi il lago. Cioè, è decisamente più illuminato rispetto a quello del 2011. È proprio lugubre questo posto, non mi sento per niente al sicuro. Ok. E quindi? Devo ripassare nella casa? No. C'è qualcosa che non ho visto? No, non sto capendo, sono un attimo obiettivi. Le illustrazioni. Ok. Immagino di dover fare avanti e indietro come il solito dolce flirt, a meno che non devo prendere qualcosa, non so, ci sono solo. Brr, l'acqua è davvero nera? Non riesco neanche a vedere il fondo del lago e poi sembra anche particolarmente fredda. Se solo a novembre, fai tu, non lo so. Se solo potessi trovare il modo di tornarmene a casa. Serve il morso di Dimitri! Ah, Dimitri! E non è solo l'acqua a sembrare gelida, fa proprio freddo qui. Ripeto, Halloween è a novembre, ottobre-novembre. No, non starnutirò per finta, non lo farò. Zia! Razza di demente. Sono 3 ore che aspetto di veder passare un pesce per prenderlo. Un pesce in un laghetto nero, gelido, sei impazzita? Che aspetto di veder passare un pesce per prenderlo e hai appena rovinato tutto. Ma nella stessa frase dici che sono 3 ore che aspetti di prendere un pesce. Quindi, cioè, vabbè, ok. Oh cavolo, oh cavolissimo. Ma proprio una strega mi doveva capitare. Non credo che la passerò liscia tra lei e il suo pipistrello affamato. Dov'è il pipistrello? Io non lo vedo il pipistrello. Blackie, sei tu Blackie? Io non sto capendo niente. Ma di qualcosa almeno, cerca di scusarti per avermi fatto perdere del tempo prezioso. Ma hai detto che già stavi aspettando 3 ore? Ma io non lo so. Mi scusi, signora strega, non potevo sapere che lei venisse qui a pescare. Una strega che pesca. Non sto pescando, sto cacciando. Questi idioti di pesci. È tutto molto normale. Questi idioti di pesci non si lasciano prendere con gli ami. Allora sono costretta a aspettare che pensino di essere al sicuro e rimontino in superficie per cercare di prenderli. Non è la stessa cosa che pescare. No, questo è il metodo Orso Bruno delle Alpi. di che tipo di pesci si tratta? Salmoni, adesso mi dice. Quel tipo di pesci che ha deciso di stabilirsi nel mio lago. Ma
Come fanno dei pesci a stabilirsi in un lago? Vabbè. Quel tipo di pesce che ha deciso di stabilirsi nel mio lago, non è che la cosa mi infastidisca, ma abusano della mia ospitalità e poi non si lasciano prendere. Io ne ho bisogno per la mia pozione. Se sono così furbi, è logico che preferiscano vivere. Sì. Ma tu poi che ci fai da queste parti? Ti sei persa tornando a casa? No, forse diciamo di sì. Ok. Solo gli stolti non sono sicuri di se stessi. Ti sei persa o no? Sono stata risucchiata da un vortice mentre seguivo un gatto. Antiglove, non credo si chiami perdersi. No, si chiama altro gioco. Si chiama un altro gioco che non è questo. E tu ti metti a seguire un gatto la notte di Halloween, sciocchina. Ma come potevo sapere che mi avrebbe condotto qui? Non cercare scuse, seguimi. Non sopporto di vederti tremare in quel modo. Starai al caldo nella mia umile dimora. Ah, quindi quella era la tua dimora? Pensavo ci abitasse uno dei ragazzi. Sbrigati ad entrare. La strega ha tirato fuori un grosso mazzo di chiavi dalla tasca e ha aperto la porta. Oh santo cielo. Siediti e non toccare niente, ok? Oh cavolino, una vera strega, chissà cosa c'è nel calderone. Accogliente. Intanto ci sono gatti ovunque. Secondo me dopo devo farci qualcosa, devo tipo contarli. Meglio non toccare niente, ok. Bene, vedo che non sei poi così sprovveduta come credevo. Obbedire è prova di intelligenza, grazie, molto gentile. Più che altro muoio se tocco qualcosa. Visto che sei qui, mi darai una mano. Tieni, mettiti una delle mie vecchie tenute da strega. Ne hai bisogno se speri di diventare un apprendista strega e capirci qualcosa in fatto di magia. Vedi la tenuta. Ma io non voglio diventare un apprendista strega, io voglio Dimitri. Dimitri! A parte il fatto che questa è una divisa da spogliarello, non da strega, ma... Visto che ero qui, pensavo che fosse una seconda parte, un secondo episodio. Dimitri, non lo vedrò mai più. Sì, carino. Che schifo, le calze con i ragni, no! Che schifo. Poi con le scarpe, boh, ok. Oh, grazie mille, questa strega comincia davvero a starmi simpatica. Sì, circa. E smettila di sorridere come una beota. Non ti ho certo dato la tenuta a gratis. Mi devi qualcosa in cambio, come scusi? Cosa vuoi che faccia? Dunque, sto lavorando su una pozione che faccia vedere il futuro. Ma non è facile trovare tutti gli ingredienti che mi occorrono. E durante la preparazione non posso allontanarmi dal calderone perché devo mescolare di continuo e controllare il fuoco. Per cui non so come fare visto che alcuni ingredienti devono essere freschissimi appena raccolti. Quindi devo mescolare al tuo posto mentre al suo posto mentre cerca gli ingredienti? No, tu devi andare a cercare gli ingredienti. Certo che no, non ti do mica il compito più facile. Sei in debito con me, quindi vai tu a cercare gli ingredienti che mancano per la pozione. Preferirei occuparmi del calderone? No, per favore. Ah, quindi è sempre in negativo. E cosa cambia? Non cambia nulla. No, per favore, te la butto giù così. Ti ricordo che sono una strega, quindi la gentilezza non fa effetto su di me. Come sei ingenua, ragazzina. Sì, è vero, un po' stupido da parte mia. Vabbè, sei stata gentile fino ad ora. Una vera strega mi avrebbe già trasformato in un barattolo. E dopo che avrò portato tutti gli ingredienti, sarò libera di andare? In che senso dopo? Nel senso, se l'aiuto, poi mi rimanderà a casa mia?
Perdi del tempo prezioso soffermandoti su alcuni dettagli, mia cara. Tornare a casa mia non è un dettaglio, è la cosa più importante, esatto. Ah ah ah, la mia compagnia ti dispiace fino a questo punto? E io che ti ho appena regalato una tenuta così carina, no per niente, te la puoi anche riprendere. Mi dispiace, ma devo ammettere che mi fa un po' paura. No, al contrario, la trovo gentile strega. Ah, già vero, grazie per la tenuta. No, mi dispiace, ma devo ammettere che mi fa un po' paura. Mi fa piacere saperlo. Sarei una strega buona a nulla se non facessi un minimo di paura. Un minimo paura, non pensi? E soprattutto il cappello che è abbastanza... Ah, e soprattutto il cappello che è abbastanza inquietante, sì, insieme alle mie scarpe. Mi puoi rimandare a casa allora? Se ci tieni così tanto, ti faccio tornare al tuo noioso liceo. Vedi che lo dice anche lei! Io l'ho detto che dovevo rimanere lì insieme a Dimitri. D'accordo, allora... Cosa devo portarle? Bava di rospo, occhi di ragno, che schifo! Che fatica ascoltare le tue sciocchezze. Se non lo sapessi, queste cose si trovano al supermercato. Che cosa? Non lo sapevo, mi dispiace. Cosa devo prendere allora? C'entreranno i gatti. Allora, vediamo, mi serve un pipistrello. Blackie, scappa, Blackie, sei morto! Blackie, scappa. Cosa? Un pipistrello, sai, quell'animaletto volante a cui piace il sangue. E come dovrei fare per prenderne uno? Con questo mi dà un retino per farfalle. Ma è uno scherzo? Non è uno scherzo. Adesso che hai il retino puoi prendere un pipistrello. E non tornare senza averne preso uno. Ok. Vediamo qua se mi dice qualcosa. No, niente. Mi ha dato solo il retino. Va bene. Allora, non penso c'entrino dei pipistrelli qui. Andiamo più avanti. Ci sono un sacco di pipistrelli da quella parte. Spero che non si lanceranno su di me. Ho provato a prenderne uno con il retino e ci sono riuscita. Ma per un secondo il pipistrello... Ma per un secondo il pipistrello è scappato e il retino si è rotto. Ok, quindi devo andare a piagnucolare dalla strega. Ma davvero la strega sperava che riuscissi a prendere un pipistrello con questo coso? Ma tipo strega, strega magia? Non puoi usare la magia per prendere un pipistrello? Allora l'hai preso questo pipistrello? C'ero quasi, poi il retino si è rotto. Ma che scuse sono queste? Mi hai promesso di aiutarmi, no? Allora catturami una di queste bestiole, per favore. Io non le ho promesso proprio niente. È stata lei a impormelo. E come le ho appena detto, il retino si è rotto. Trova un'altra scusa, cara mia. Sappi che da sola sono riuscita a prendere tutti i pipistrelli che decorano il mio abito... Con lo stesso retino e in una sola volta, razza di incapace, sbrigatela come ti pare, ma voglio quell'animale e in fretta. Ecco, non tornerò mai più a casa. Non commento. E non so come devo fare. E come faccio allora, appunto? Lancio delle pietre fino a colpirne uno. No, messaggi sbagliati, no. Forse non è male come idea, no. Sarà meglio raccogliere delle pietre. No, ma non si fa. Ma siete impazziti, ma assolutamente no. Questi sono ciottoli, non sono pietre. Come faccio? Dove le trovo le pietre? Ah, questo no, questo è un fungo. No, non sto capendo. Non sto capendo per niente. Mi ha completamente ignorata.
No, chiaramente l'inventario non mi aiuta. Ci sono gatti ovunque. Vuole prendere delle pietre, ma di pietre qui non ce ne sono in evidenza. Ci sono solo ciottoli. Non sto capendo. Intanto ho sistemato i vestiti della dolcetta, ma comunque non riesco a capire. Allora, o devo fare avanti e indietro oppure c'è qualcosa che non vedo. Ha detto che devo prendere una pietra, ma non c'è nulla in evidenza. Mi ha completamente ignorata e lo abbiamo capito, ma c'è qualcosa che non vedo. Allora, ha detto che vuole prendere una pietra per spaccare la testa di un pipistrello. Qui non c'è niente in evidenza. Ma che stronzo però. Vabbè. Ok. E quindi? Basta, spero. Cioè, dovevo seriamente star lì a controllare ciottolo per ciottolo. Voi siete matti. Ho tirato un sacco di pietre ai pipistrelli. E sono riuscita a toccarne solo uno, forse la pietra era un po' troppo grande e uno dei pipistrelli è stato colpito a morte. Ma noi ci rendiamo conto? Ho tirato un sacco di pietre ai pipistrelli e sono riuscita a toccarne solo uno, forse la pietra era un po' troppo grande e uno dei pipistrelli è stato colpito a morte. Ma sul serio? Su Dolce Flirt mettete queste cose? Povera bestiola, ma in ogni modo il tuo destino era segnato. Doveva finire nel calderone. Ah, ok, in questo senso allora. Ma che schifo. Che mondo schifoso. Vabbè, quindi, ecco, ne ho preso uno. Perfetto, è ancora in vita? Purtroppo no. Il libro non specifica se vivo o morto, quindi dovrebbe andare. Dammelo adesso. Ah, quindi poteva anche essere vivo. Vabbè, non voglio nemmeno pensarci. Ho dato il pipistrello alla strega. Cioè, la dolcetta uccide gli animali. Vabbè, ok. Ha gettato il pipistrello nel calderone e la pozione ha cambiato colore. Vergogna. Vergogna. Benissimo. Proseguiamo col secondo ingrediente, che è zampe di ragno appena staccate. No, 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 no. Chiudo tutto immediatamente. Capita
A pennello, ho un barattolo di ragni proprio qui in tasca. Meno male. Come meno male? Ma non è possibile, non lo trovo. Non è proprio la mia giornata. Forse mi è caduto vicino al lago. Madò. E chi è la sbadata adesso? Signora strega, visto che è lei ad averlo perso, a lei l'onore di andarlo a cercare. In effetti. Direi di essere cattiva. E chi è la sbadata adesso? Visto che è lei ad averlo perso, a lei l'onore di andarlo a cercare. Lei mi risponderebbe sicuramente: no, mia, no, no, cara mia, ci vai tu. Quindi io faccio quella cattiva. E chi è la sbadata adesso? Esattamente, muta! Scherzavo, scherzavo. No, per niente. Corro a cercare il barattolo. Calma, Lady, è una strega. Vuoi per caso farti trasformare in rospo? No, in vampiro! In vampiro! Santo il cielo! Ok, quindi devo andare al lago. La pietra che era qui, ma... Santo cielo. Credo sia questo il posto in cui crede di aver perso il barattolo. Sì. Ah, devo cercarlo. Chiaramente, giustamente. Allora, ha detto che è caduto. L'ho trovato, niente. Così, ok. Fammelo un po' vedere. Che schifo, che schifo. Questo è il pipistrello morto? Ma po', ma no, ma no. No, ragazzi, no. Assolutamente no.